Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017, durante una nevicata epocale e a poche ore dalle scosse sismiche che in quel giorno hanno interessato tutta la zona, una valanga si è staccata dal versante pescaresse del Monte Siella ed è scesa a valle, travolgendo l'hotel Rigopiano, al cui interno erano presenti sia gli ospiti di quei giorni che i dipendenti della struttura. Molti di loro sono morti. Sono stati estratti vivi tutti i bambini che erano riuniti nella sala biliardo e alcuni adulti. I soccorsi sono arrivati il più presto possibile e hanno lavorato in condizioni veramente estreme. Attualmente la magistratura sta indagando sulle responsabilità del disastro a vari livelli. Per esempio, sta indagando sui ritardi dei mezzi di soccorso che avrebbero dovuto liberare la strada dell'hotel e consentire alle persone di abbandonarlo prima di quello che poi è accaduto e che sicuramente era imprevedibile, ma anche responsabilità riguardo alla posizione autorizzativa di questa struttura. Quello che resta oggi è uno squarcio nel bosco, nella faggeta secolare che è a ridosso dell'hotel, come una ferita che ci ricorda a tutta la comunità la ferita molto più profonda che questi lutti ci hanno lasciato.